La Cavese continua nella sua striscia positiva di risultati, uscendo indenne dal gobbato di Pomigliano d'Arco e portando a casa un pareggio che, da come si erano messe le cose, può accontentare Massimo Agovino, tecnico aquilotto domenica non in panchina per squalifica e sostituito da Vittorio Belotti. Un pari, insomma, che muove la classifica e che riconferma la solidità della squadra che, nonostante buona parte della ripresa giocata in inferiorità numerica per la doppia ammonizione e dunque relativa espulsione di Gigi Palumbo e per un infortunio a Capitan De Rosa nel finale, ha saputo reggere alla grande il campo e imporre la divisione della posta in palio alla formazione partenopea. Se la Cavese avesse avuto l'opportunità di chiudere come aveva aperto la sfida, sarebbe stata questa chiusa sicuramente con la vittoria bianco-blu, ma veniamo con ordine. In primis il ritorno sulle gradinate dei tifosi al seguito della Cavese. Una grande notizia questa che merita di far aprire la cronaca della partita. Sono oltre 600 ad aver raggiunto Pomigliano per non far mancare il loro incitamento alla squadra. Agovino, assente per squalifica, ripropone in campo D'Avanzo e Petti e subito la partita si mette sui binari giusti con il ritmo alto voluto dal tecnico bianco-blu. Al 14esimo D'Avanzo, servito da Capaldo, tira dal limite ma la conclusione sibila alta sulla trasversale. Un minuto dopo la risposta dei locali con Minicone che spreca. Aquilotti ancora in azione al 23esimo e sempre con D'Avanzo che nel cuore dell'area di rigore dopo un bel inserimento non riesce a concretizzare da posizione favorevole. Al 26esimo è ancora D'Avanzo protagonista, ma ancora una volta infruttuosa la sua giocata. Al 39esimo, altra azione pericolosa per i metelliani, con Picascia che ruba palla a Pontillo in area. L'assist per Capitan De Rosa che gira alla sua maniera, ma il pallone, mirato al palo lontano, fa la barba al palo, tra le imprecazioni dei calciatori e dei compagni. Nel secondo tempo tira un po' il fiato la Cavese e ne approfitta il Pomigliano a farsi sotto. Belotti vuole vincere e sostituisce il difensore Picascia con l'attaccante Palumbo. Il Pomigliano si fa però pericoloso al 13esimo con un tiro di Minicone che Napoli respinge d'istinto alla grande. Ma a complicare i piani Aquilotti arriva al 21esimo il secondo cartellino giallo per Gigi Palumbo, reo di aver commesso un fallo a centrocampo. In inferiorità numerica bisogna soffrire e limitare il lavoro d'attacco anche perché il Pomigliano è in agguato, come succede al 31esimo, con Somma che su assist di Minicone spara a botta sicura ma si esalta ancora Napoli che di pugno sventa la minaccia. La cronaca si chiude con un altro suo intervento sicuro su battuta di Panico al 90esimo. Tutto sommato, un punto dunque guadagnato al Cappato, anche se gli strascichi della trasferta si faranno sentire nella prossima gara con il Brindisi al Simonetta Lamberti. Palumbo salterà per squalifica, come anche Varchetta che ha bruciato il bonus ammunizioni. Ma intanto alla ripresa degli allenamenti, riflettori puntati su Capitan De Rosa, uscito a pochi minuti dal termine domenica per un risentimento muscolare. Tutti si augurano possa recuperare in tempo per la sfida con i pugliesi.